L'attuale presidente dell'UEFA, Alexander Čeferin, sarà l'unico candidato alle elezioni per scegliere il nuovo capo del calcio europeo che si terranno a febbraio. L'UEFA ha infatti annunciato che non sono state presentate candidature contro il presidente in carica, che sarà quindi rieletto. Čeferin, 51enne avvocato sloveno, è stato eletto alla guida dell'organismo che controlla il calcio continentale nel 2016, dopo che il suo predecessore, Michel Platini, fu sospeso perché accusato di corruzione, accuse che sono poi state archiviate dalla magistratura pochi mesi fa. Čeferin resterà in carica fino al 2023.